Epifania, tutte le feste si porta via e all'Elba è stata una Befana particolarmente vivace e allegra, con molte iniziative di successo in giro per l'isola. Neanche il freddo polare di questi giorni ha infatti fermato la voglia di divertirsi per salutare la conclusione delle festività natalizie. A Portoferraio il 6 gennaio la longeva vecchietta si è calata dalla Gran Guardia con l'aiuto dei vigili del fuoco, tra gli applausi della gente in piazza, uno spettacolo che ha entusiasmato i numerosi bambini che hanno partecipato all'evento organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Prologo. Sempre per i più piccoli era stata organizzata anche una tombolata con tanti premi in palio, ma a Portoferraio non è stata la festa della Befana a concludere le iniziative del Natale 2016. Sabato 7 gennaio infatti il tradizionale appuntamento con lo spettacolo della lotteria di Natale ha chiuso alla grande il calendario degli appuntamenti nel capoluogo elbano. Piazza piena ed entusiasmo alle stelle per l'iniziativa benefica della pubblica assistenza Croce Verde di Portoferraio, che con quella appena conclusa taglia il traguardo della 17ª edizione. Serata molto fredda ma asciutta per l'epilogo della manifestazione, con l'attore comico, showman Paolo Ruffini, guest star della serata. Come ogni anno, sono stati estratti 8 prestigiosi premi, fra cui una Fiat Panda azzurri. Il biglietto vincente è il numero 0791 e la vincita non è stata ancora reclamata, così come il secondo e il sesto premio. Ma vediamo insieme quali sono i numeri vincenti e i premi abbinati. Ottavo premio, biglietto numero 3408, vince un telefono cellulare. Settimo premio, biglietto 1189, vince un set di pentole. Sesto premio, biglietto numero 0181, vince un computer. Quinto premio, biglietto numero 1050 e vince un tablet. Quarto premio, biglietto numero 3925, vince un televisore 32 pollici. Terzo premio, biglietto numero 1153, vince un set Acqua dell'Elba. Secondo premio, biglietto numero 2439, vince un orologio Lockman. Primo premio, biglietto numero 0791, vince una Fiat Panda azzurri. Ricordiamo ai vincitori che i premi possono essere ritirati direttamente presso la sede della pubblica assistenza in Calatabuccari a Portoferraio. La serata di festa era iniziata con la musica e la voce di Cristina Cioni Band e durante l'evento anche un intervento del sindaco di Portoferraio, Mario Ferrari. Prima dell'estrazione, accolto da una vera e propria ovazione allo show di Paolo Ruffini, che ai microfoni di Telelba ha parlato del suo rapporto con l'isola e dei suoi nuovi progetti in TV e in teatro. Ti hanno dato metaforicamente le chiavi dell'isola d'Elba, non di Portoferraio, l'Elba ti ha dato. Non so che dire, sono talmente lusingato e talmente onorato quando vengo qua, insieme ad essere in una... Io quando dico, ma per andare all'Elba devi prendere il traghetto, dico no, allora seconda stella a destra e poi, anzi, seconda stella a destra e dritto fino al mattino è l'isola che non c'è. Quarta stella a sinistra e dritto fino al mattino è l'Elba. Quindi per me è un incanto meraviglioso, quando vengo qui trovo un'accoglienza strepitosa, un affetto incredibile. Io ho fatto gli auguri a tutti quanti e spero di poterci venire sempre più spesso. Fortunatamente le occasioni iniziano a essere diverse, credo e sento che qui c'è proprio a volte le cose buone, belle, la felicità è diventata quasi un'emergenza, quindi io sono felice di arrivare, di portare un po' di sorrisi alle persone e le persone mi restituiscono molto più di quello che do io, quindi grazie a bestia a tutti. È un momento molto importante per te, per la tua carriera, il film è andato bene, il film di Natale, i tuoi spettacoli stanno andando bene, cosa possiamo annunciare ai telespettatori di Telelba di nuovo? Allora, vi dico che ci sono tanti progetti magnifici, progetti teatrali, c'è cioè un progetto a cui tengo tantissimo, si chiama Un Grande Abbraccio, e lavoro, no, è uno spettacolo comico e mi vede in scena con sei attori livornesi straordinari. Io lo dico solo un po' dopo, sono cinque ragazzi con la sindrome di Down e un ragazzo autistico. Lo spettacolo sono io che voglio fare un grande varietà comico e loro entrano a gamba tesa durante lo spettacolo creando gag esilaranti e dimostrano che loro sono molto più abili di me a fare spettacolo, quindi è davvero un grande abbraccio, un bellissimo gesto, l'abbraccio, chi ha l'opportunità di lavorare con questi ragazzi sa quanto loro siano così fisici e quanto abbracciano. Un abbraccio è il simbolo del perdono, dell'accoglienza, della meraviglia, quindi insomma è uno spettacolo a cui tengo tantissimo e spero di venire a farlo anche qua. In televisione da febbraio ci sarà Eccezionale Veramente, il talent è quella comicità sulla 7, ancora in giuria tre persone, io, Diego Matantuono e Selvaggio Lucarelli, ma la conduzione è una grande novità, ci sarà, dicono che è il mio fratellino perché ci sono
visto all'occhio uguali, Francesco Facchinetti, e questa è una cosa che vi do in esclusiva. Grazie Paolo, e noi ti ringraziamo per la tua cortesia e per la tua squisita gentilezza. Grazie a voi, vi faccio tantissimi auguri a voi amici di Italia Elba, e vi faccio gli auguri a modo mio. Io dico, quest'anno ho detto, è più importante essere felici o aver ragione. Io vi auguro entrambe le cose, però forse di più essere felici, perché c'è troppo nervosismo in giro. Cerchiamo di essere più leggeri e di vivere bene. E viva, viva voi, viva, viva voi, vi voglio bene a bestia. Un bacione grande e ottimismo. Ciao!